avete capito? Buonasera, io sono venuta in casa Bottellini, prego, accomodatevi. Nella casa della famiglia Bottini, buonasera, avanti, benvenuti, siamo nella casa della famiglia Bottini, benvenuti, prego, accomodatevi. Benvenuti nella casa della famiglia Bottini, prego, accomodatevi. Vogliamo coltivare l'arte, ecco, insomma, per sintetizzarlo, coltivare proprio l'arte. E adesso stiamo svolgendo questa rassegna che andrà avanti fino a febbraio con le compagnie locali del comune di Guadagno Monticelli, e non solo, c'è anche qualche compagnia che proviene da Marcellina, una da Roma, altre due o tre compagnie. Poi invece la cosa continuerà, faremo a marzo un mese che abbiamo chiamato Festa del Teatro della Poesia, durante il quale ospiteremo attori professionisti importanti, spettacoli sempre di attori professionisti diplomati, soprattutto nella scuola di Milano, la Paolo Grassi, ne vengono tre,
e forse, speriamo bene, ce l'ha promesso Henry De Luca, lo scrittore Henry De Luca. Ci saranno anche incontri con un professore universitario di storia del teatro, un docente dell'Orientale di Napoli. Ecco, un'altra cosa volevo dirti, se avete qualche libro da regalarci, noi vorremmo fare un piccolo caffè letterario, quindi una piccola biblioteca, dove se avete qualche libro, insomma, ci fa piacere, se ce lo volete donare, magari un doppione, ecco. Uscendo c'è un libricino con scritto email, sopra email, se volete lasciarci la email, vi sempre facciamo comunicazioni della nostra attività. Ma per aver detto tutto più o meno. Io solo, vi chiedo solo un paio di cose tecniche. La prima è di spegnere i telefoni cellulari, perché siamo a vedere una cosa totale, insomma, per non interromperci. E la seconda è che ho visto che la signora Botteghini vi ha già dato il benvenuto a casa vostra, quanto questa stasera sarà anche la vostra casa. Vi chiedo che se avete bisogno di qualunque cosa, per esempio di uscire, di andare fuori durante lo spettacolo, potete farlo tranquillamente, gli attori vi accompagneranno, forse vi ignoreranno, però sono pronti alla cosa, insomma, quindi non vi preoccupate. Grazie, buono spettacolo e divertitevi. Accendila tu che hai le mani libere. Sei il solito scansafatiche, perché ti sembra che io non abbia un bagaglio ingombrante? Neanche la porta chiudi, al Colosseo stiamo. Oh, Colosseo. Oh, che freddo. Oh, bella che sei. Mi raccomando, fai bene il tuo lavoro, Perché? Che succede altrimenti? Niente. Che vuoi che debba succedere? È solo che ho fatto tanto per organizzare questo Natale e spero che tutto vada bene. Ci credo. Con tutte le telefonate che hai fatto, questo mese la mia povera pensione se n'è andata tutta qui. Guarda, che ce l'ho anche io una pensione. Infatti. Però quella che spendi per prima è sempre la mia. Certo. Perché la mia la spendo per cose più importanti. Come sto coso qui. Guido, non sei per niente moderno. Questo è l'ultimo modello del Kratatoke. Si chiama karaoke. Ma lo sai che io d'inglese non ne capisco una? Infatti, la parola karaoke è giapponese. Uffa! Ma sempre mi vuoi contraddire. Scusami però, sai... Sono così nervosa perché dopo tanto sono riuscita finalmente a riunire tutta la famiglia. E ho una tale premura che tutto vada bene, che si divertano. E pensi di farli divertire col karaoke, Emma? Ma oggi tutti sono contenti di cantare così, liberi, anche se non ne sono capaci. E per quello non basta sorbirsi Sanremo una volta l'anno. Ma piuttosto... Ma ti ricordi quanto erano belli quando gli facevamo cantare la canzone dei papaveri? La 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 la. Che carini che erano. Ah, a proposito, guarda che cosa sono riuscita a trovare. Tu non ci crederai. Guarda, la base per il cirioce. Karaoke. A cassetta poi. Ma chi te l'ha rifilata da sola? Ma che vuoi dire? Io non ti capisco. Nel senso che oggi esistono gli MP3, i lettori USB. Parli sempre difficile con me in modo che io non ti possa contraddire. E che diamine! Piuttosto pensa a quanto saranno felici di ricantarla tutti insieme quando verranno. Telefono, Guido, rispondi te, per favore. Pronto? Amore di papà! Come? Non vuoi che ti chiamo così? Ma sei mio figlio! Ti vergogni? Vabbè. Sì, a più tardi. Era Augusto, dice che arrivano fra una mezz'ora.
Quanto è apprensivo quel figliolo, ma guarda io quanto sono in ritardo, Sant'Anselmo mio, aiutami tu che devo preparare tutta la cena. Tu bacia il tuo Sant'Anselmo che intanto finisco di sistemare i regali e le palle sotto l'albero. E tu sei il solito miscredente e io porto la spesa in cucina. Non ti agitare, tanto tutti portano qualcosa di già pronto. Devi solo preparare qualche contorno e adesso arriva anche Marilena a darti una mano. Hai sistemato il cracatoce vicino al presepe? Si chiama karaoke. Vabbè, come si chiama, tanto lo devo sistemare sempre io. Ma piuttosto, quanti siamo in tutto? Ma hai rifatto i conti almeno 20 volte, siamo semplicemente 9. Non ci sono state riprocreazioni da un anno a questa parte. Sì, vabbè, ma ricontiamoci. Allora, oltre me e te ci sono Marilena, Augusto con Yolanda e Carola con Francesco. A proposito, ma sai che tra loro le cose vanno molto meglio? Deve andare meglio, dopo che le ha tirato addosso tutto il servizio da te della zia Romilde. Il passo successivo sarebbe stato l'omicidio. Ha fatto bene a tirargli addosso il servizio da te. Quello da piatti era troppo costoso. E per quello che ha fatto Francesco poi, è stato il minimo. E guai a te, ma... Piuttosto, chi ho dimenticato io? Ma non ti ricordi, Sua Eccellenza, Pasqualino Serafinelli. Lo sai che non vuole essere chiamato così però, eh? Ah già, lui fa l'attore della soppopera, c'ha il nome d'arte, Jean-François Danglars. Ma poi, che c'entra con Pasqualino Serafinelli? Ma lo vedi che non capisci proprio niente? Un nome francese risulta più carismatico. Jean-François Danglars. Risulta più ridondante, più musicale, mica come il tuo, signor Guido Botteghini. Sei anonimo, sciapo, in 50 anni di matrimonio non sono riuscito a farti crescere un briciolo di classe. Che cafone che ho sposato. Guarda che non c'è il mio piccolino. In compenso, però, ogni giorno mi sono innamorato un po' di più. E già, certe volte sono proprio insopportabile. Ma sarà l'aterosclerosi? Ma il tuo cervello funziona meglio di quello del Presidente della Repubblica! Poco ci vuole. Comunque, per farmi perdonare, ti ho fatto un piccolo regalino. Non dirmi che hai notato con che attenzione guardavo le perle nel centro commerciale gli abbeveratoi. Ma perché siamo stati al centro commerciale? Lo volevo dire io. Un gratta e vinci. Ti regalo 1 milione di euro potenziale. Vanno tanto di moda. Ci giocano tutti. C'è gente che ci investe tutto lo stipendio. Suo e non solo. Un gratta e vinci. 1 milione di euro potenziale. Ma... Io a queste cose qua non ho mai creduto. Per me sono tutti sistemi per rubare soldi alle famiglie, questi, le macchinette. Però sai che ti dico? Che anch'io ti ho fatto un regalo. Guarda un po'. Tu non ci potrai credere, ma guarda che cosa ti ho preso anch'io. Un gratta e vinci. Lo hai preso anche tu. Bene, allora abbiamo il doppio delle possibilità di vincere. Ma come funziona non lo sai? Certo che lo so. E come funzionano? Si gratta con una moneta e si vince dal 4 al 7. E poi? E poi basta, altrimenti butti il biglietto. Dai, proviamo contemporaneamente. Questa è la moneta, devi grattare qui. Ma dove c'è quest'argento? Sì, su questa fila di quadratini. Ah. Dai, proviamo. Ma sei sicuro che si vince dal 4 al 7? È sicurissimo. E no, perché sul mio non c'è nessun numero, eh? E nemmeno sul mio, cioè, non c'è un numero, ma c'è la faccia di Babbo Natale. Anche sul mio, guarda! Ma ti dico io, guarda, la solita fregatura. Prenditi questa moneta. Con questi giochi non si vince mai. Questi sono solo metodi che lo Stato ha per rubare i soldi. Te l'ho già detto. Oh. Mamma, apri, sono io! Meno male che è arrivata Marilena. Me, guarda il tempo che mi hai fatto perdere con sti gratta e vinci. E meno male che quella figlia non ha preso da te. Infatti, ha ripreso da te. Anche perché non se la sposa nessuno, eh. Ah, grazie, eh. Grazie tante. Un tantino racchia.
lo sai quanto ci rimane male quando le dici così? Colpa tua che non la sponi abbastanza, ma ce ne vuole per essere brutto oggigiorno. Di fondotinta. Ma meglio una parete. Eccola, va. Buon Natale! Pallino mio, da tutto tempo che non ci vediamo. L'ho detto io, lui la insulta, anche lei non chiude la porta perché tutti al Colosseo abbiamo. Guarda che ci siamo lasciati neanche due ore fa. Ho sempre saputo che ha un debole per il padre. A lui baci, a me le borse della spesa. Ma che dici, mamma? Che dico? La verità. Ti ho portato il capitone come ti avevo promesso. Spero solo che sia giusto di sale. Ma lo sai, tesoro, che tu cucini benissimo. Sei una cuoca sopraffina. Sei proprio una ragazza da sposare. Sì, il 31 di febbraio. Prima o poi? Prima o poi. Ho portato anche qualche regalino. Niente di impegnativo, è solo per ridere un po'. E non sono le solite bottiglie riciclate di Carola. Lo sai che Carola non ha molta fantasia nei regali. I regali mettili sotto l'albero, ma non mi scompigliare le palle che sono tutte alla stessa altezza. E così vengono tutti, come sono contenta. È tanto che non vedo Yolanda, perché Pasqualino... Jean-François d'Anglade. Certo che da quando fa l'attore è praticamente scomparso. Ma ci pensi, mamma? Una star del cinema, un cenone natalizio con tutti noi. Ma come hai fatto a cominciarlo a venire? Non le hai detto nulla. E che cosa doveva dirmi? Sediti, tesoro, che ti spiego tutto. Allora, le cose sono andate così. Lui ha saputo di questa cena tutti insieme. Ha capito lo spirito nobile del Natale, lo spirito religioso del Santo Natale. E smettila di dire fesserie, il grande Jean-François d'Anglade partecipa al cenone natalizio perché c'è quella gran figliola di Rebecca Dalmazzi, tua cugina nonché amica di famiglia. Viene anche Rebecca! E meno male! Ma proprio così brutalmente glielo dovevi dire tu! Ma tu a quest'ora era ancora ferma la parabola dei pani e dei pesci. Ma come avete potuto invitare anche Rebecca? Lo sapete quello che è successo tra di noi? E poi è solo una cugina, la lontana. Ascolta tesoro, in realtà la cosa è andata in questo modo. Lei un giorno mi ha telefonato con un tono del tipo: che fate a Natale? Perché non stiamo tutti insieme? Praticamente sei invitata da sola. È perché era maleducata, Ma perché la trattate così? Forse era sola e le andava di passare il Natale in compagnia. E non ha tutti i torti. Ma papà, ma come fai a difenderla? La donna mi ha portato via il più grande amore della mia vita. È anche l'unico. Vabbè, non vi preoccupate comunque. Saprò essere sopra le righe. Io. Non le porto di certo rancore. Io. E poi in un certo senso la capisco. Roberto era bello, ricco e stupido. Uno così fa gola a quelle come Rebecca. E poi dai, è successo tanto tempo fa, è tutta acqua passata. Ma se te e quello stavate insieme da 5 anni. E più di quella faccia! Ecco, va, sicuro, ci vado a vedere chi è. Ciao, salite, la porta è aperta! Non è Augusto. Chi è? Sono Francesca e Carola. Ah, oh! La macchina nuova di Francesco è stupenda! Non si capisce qual è il davanti e qual è il dietro. Eccoci qua! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale, papà! Benvenuti, buon Natale! Grazie! Tanti auguri, Sono felice di vedervi e con i bambini, però, come avete fatto? Li potevate portare? Sono pur sempre miei nipotini, però... Probabilmente gli unici che avremo. Ma ti prego, mamma, ancora, mi fischiano le orecchie per quanto urlano con le bestioline. Quest'anno una decina di gratuità non me la toglie nessuno. E poi c'è la tata che mi ha fatto un tuono straordinario. Ecco l'agnello rosso. Che profumino! Dai a me, Carola, vai. È straordinario il fatto che riusciamo ancora a pagarla la tata, noi. Non certo grazie a te, a quello stipendio da fame che ti danno, caro. Ma tu ringrazia il cielo, amore, che ho ancora un lavoro e uno stipendio. Sì, ma Pisano ha fatto carriera, tu sai ancora spingere i carrelli. Ma lasciamo perdere, va. Questi sono i regali. Grazie. Mamma, che entusiasmo. Chissà che cosa saranno.
dici, cara? Telefoniamo a casa per dire che siamo arrivati. E perché non telefoni tu? Visto che con la tata siete tanto amici. Sì, sì, guarda, fa una cosa, telefona a te che noi andiamo in cucina a preparare la cena, eh? Così mi date una mano a me, per favore. Che abbiamo tante cose da raccontare. Sì, mi date una mano, chissà chi me la dà la mano. Pronto? Buonasera Barbara, siamo qui dai miei suoceri. Sì, il viaggio è andato bene. I bambini tutto a posto? Perfetto! Amore, mi manchi già moltissimo. Ma non posso andare via subito. Eh sì, un po' devo rimanere. Sarà una tortura, ma ogni Natale mi tocca, lo sai. Come? Hai un'idea per Pasqua? No, ma per Pasqua non se ne parla proprio. Eh sì, e che mi metto a fare? La passione? Invece, pensavi a questa sera? E dimmi. Sì? 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 Perfetto, sei un genio. Bene Barbara, per qualsiasi cosa mi richiami, eh? Ma non avevate un gatto? Hai avuto un gatto. Allora ce l'avevo io. Forse. Ma come va con Carola? Anzi, con Barbara? No, con Carola. Ho saputo che siete stati anche da uno psicologo della coppia. Ma non era uno psicologo, era semplicemente un counselor di coppia. Ah, non sapevo che i diplomatici si occupassero di questo. Ma non un console, è un counselor. È una specie di psicologo, in effetti. Comunque ora è tutto a posto, non era nulla che non rientrasse nella normale routine. Lo sa, no? Che a volte Carola è un po' troppo sospettosa. Eh sì, immagino, assolutamente senza motivo. Come sono paranoiche queste donne, eh? È fissata che io abbia una tresca con qualsiasi donna che incontro. Abbiamo smesso di andare dal counselor perché temeva avessi una tresca anche lì. Ed era vero. Ma era un uomo. Ed era vero. Adesso ce l'ha con la ragazza che ci tiene i bambini. Beh, non l'abbiassimo, se questa Barbara è una bella donna. Ma sì, siamo tra uomini e parliamo di belle donne. Ma è vero che viene Rebecca? Eh sì, è vero, ma tu fai finta che non ci sia, altrimenti tra te e Carola questa volta è il divorzio. Ma quanto siete sospettosi. Ma lo chiedevo così, giusto per curiosità, perché so che ha una pellicceria e volevo appunto farle vedere la mia macchina nuova. Ma non ne capisco il nesso. Eh sì, ho fatto un piccolo regalo di Natale a Carola. Accidenti, se il regalo è direttamente proporzionale al rimorso di coscienza, questa Barbara deve essere proprio una gran donna. Mica ho capito. Niente, niente. La mia sciocchezza. Apri, deve essere sì. Augusto. Eccomi, buon Natale a tutti. Ciao Francesco. Buon Natale. Augusto. Bello, popone. Ho trovato la porta aperta e sono salito su direttamente. L'hai chiusa? Deve averla lasciata aperta Carola. Di questi tempi rischi che ti derubano anche i testimoni genovesi. No. Comunque l'ho lasciata aperta perché sta salendo su Yolanda. A proposito, prima che salga, non è che avresti una sigaretta? No, no. Solo due tiri, vi prego. È una settimana che non mi fa fumare. È in piena campagna antifumo. Mi tocca fumare nel bagno, come quindicenni. E se mi becca mi lascia senza cena e senza... È la patata. Papà! Bravo. E tu ti sei mai fatto beccare? Altro che... Due giorni fa la stavo aspettando in macchina mentre lei era a comprare la verdura dagli egiziani. A proposito, non comprate mai minestrone fresco da quelli lì, ci ha trovato una locusta dentro. Che schifo, una cavalletta dell'insalata. E non mi scompigliare le palle che sono tutta alla stessa altezza. Tua madre non compra più i sughi pronti, per lavoro di trovarci uno zoccolo o una criniera. Beh, no, qualcosa era, ma lasciatemi finire. Sapevo che ci avrei messo un po' così. L'ho presa. Era sola, poverina, era rimasta l'ultima, capite? Così. L'ho accesa. Ah, che delizia! Ma poi l'ho vista arrivare e sono stato costretto a gettarla poverina dal finestrino, capite? L'ho consumata solo per 17 mm. E inoltre alla fine mi ha beccato lo stesso. E come? Beh, dal fumo. Io ho cercato di spiegarle che si trattava di una semplice nebbia mattutina, ma lei non mi ha creduto. Non gli ha creduto. Anzi, ora vuole che fumi solo queste. Dice che solo così potrò smettere di fumare. E inoltre, pensate, mi obbliga ogni sera a recitare a memoria un capitolo di... È facile non metterla in bocca se sai che poi ti puzza l'alito. Una vera tortura, vi prego, parlateci voi. Ma guarda chi è arrivato! Gli auguri alla mamma! Auguri!
Auguri, ma... Buon Natale! Auguri, Maria! Tua moglie dove l'hai lasciata? Sta parcheggiando. Sapete, ha preso la patente da poco e vuole tenersi in allenamento. Spero non abbiate messo la vostra auto qua sotto, rischiate di grosso. Ma non starà mica parcheggiando vicino alla mia macchina nuova? Ah, è la tua quella? No, sei fortunato, il posto dietro la tua era troppo stretto. Sapete, non concepisce la marcia indietro. Semplicemente per lei non esiste, quindi non parcheggia a meno che non trova una piazzola vuota o un parcheggio a spina di pesce. Augusto! Auguri, Carolina! Oh, lo sai che non mi piace essere chiamata così? Sembra il nome di una mucca! Una mucca pazza, allora! Scusate, ma ma non sai che è stato da un counselor? Anzi, ci sono stato pure io. Counselor? E che ci siete andati a fare in ambasciata? Tutti e due voi? Ma non un console, Augusto, è un counselor. È un esperto nelle relazioni d'aiuto. Praticamente l'anticamera dello psichiatra. Avevano qualche problema di coppia e mi sa che qualcosa c'è ancora. E non mi scompigliare le palle che sono tutta la stessa altezza. Tieni, va, nascondile. Meraviglioso, divino, stupendo! Ma mica te le do gratis. Cosa? Vorresti far pagare a me, a un tuo parente, un pacchetto di sigarette? Bonifico o assegno? Cosa preferisci? Non voglio soldi, voglio informazioni. Ah, se per questo posso dirti tutto, dimmi. Sai niente di Rebecca. Ma, intendi Rebecca Dalmazzi? Nostra cugina? Ah, non sapevo che ti sta a passare il Natale nella tana dei leoni. Di Rebecca ne conosciamo solamente una ed è lei. E non la chiamare cugina, visto che sia io che te ce la siamo portata a letto. Comunque non puoi aiutarmi come immaginavo un po', quindi tieni, ti meriti solo una sigaretta. Mia divina. Neanche da accendere, no, ce l'ho io. Augusto! Non mi dire che stai fumando! E tu? Stavi cercando di portare sulla cattiva saga? Sono mesi che Yolanda fa fare della mia intenzione contro il vizio! Ha speso il cartello per quelle cose elettroniche e tu così stai mandando tutto in fumo! Ma di che fumo parli, Augusto? Sta masticando semplicemente una di quelle gomme per non fumare, vero Augusto? E tu non cercare di difenderlo! Noi lo trattiamo così, solo per il suo bene! Allora, Augusto, vediamo cosa è in bocca! Lo troviamo! Apri! È vero, non c'è niente! Ma insomma, ma cosa può esserci? Carla, Marilena, mi state tormentando, siete peggio di Yolanda! No, sei tu che hai sfatto me! Mi state tormentando! Oh, non cominciate a litigare, eh? Cosa state combinando? Niente, ma tutto bene? Niente. Stiamo solo giocando, dai, vamo. Giocavamo quando eravamo piccoli. Ah, allora sarete contenti di sapere che ho comprato il Krakatoa. Così dopo cantiamo tutti insieme la canzone dei papaveri. Siete felici? Vado io. Sarà Yolanda che finalmente avrà trovato posteggio. Ecco, va, auguri, buon Natale! Buon Natale! Ho un po' di insalata. Grazie. Ma finalmente, ma dove vai già? Ah, oggi sono stata proprio fortunata, l'ho trovato vicino. Giù al pantalone. A 2 chilometri da qui. Sì, l'ho tardato perché mi sono fermata giù a parlare con Jean. Jean! È arrivato! Mamma, è arrivato! E lui mi vede dalla finestra! Sì, adesso sale! Eccolo! Adesso sale. Guarda che macchina! È bellissimo! Oddio, gli ho fatto una sorpresa! Guarda! Mi ho preso trovato! Che dite, mi noterà così, eh? Jean, sali su presto! Jean, ma dove guardi? Sono qui! Botta! Ma che sballo! Guarda con che eleganza ha picchiato la macchina nuova di Francesca! Oh, che uomo! Ha picchiato la tua macchina! Ma ci pensi di essere incidentato con il grande Jean-François Danglade? Buongiorno, la macchina è uscita 3 giorni fa dal concessionario. Ciao Mary! Ciao Jean! Ma mortacci! Jean, Francesco è contentissimo che gli hai picchiato la sua macchina nuova! Tua! Non ti agitare, stai calmo, che vedrai che non è successo niente, calmo,
vieni qua, Carola. A proposito, sento puzza di fumo. Augusto, non è che ci hai provato? Ancora? Come ancora? Fumo? Il capitone! Il capitone è salvo! Ma il nene salvataggio è perita la coda. Hai assaggiato? E non ho resistito. Ma perché non pulite la finestra, già che la caldaia non va per niente? Chiudo, chiudo. Vado io. Per essere già. Ah, eccolo. Ed ecco a voi Jean-François Denglas. Auguri a tutta la famiglia. Buon Natale, Pasqualina. Buon Natale, buon Natale, Jean. Buon Natale. Lei, un bacio non glielo toglie nessuno. Che persona! Che coraggio, pure il bacio! Allora è vero che chi va a Hollywood ce le fa! Che persona raffinata ed elegante! Niente di più vero! Ma raffinata un corno, cosa hai fatto alla mia macchina nuova? Intenti l'utilitaria? Beh, diciamo che era strettina e gli ho dovuto dare una spintarella. Aspetta, questo deve essere tuo! Ma gli hai tolto un occhio! Tirati su, dai, hai da strisciare? Ma che buffone! Ma te la do io la strisciata! Ma te la do io la strisciata! Ma che nuovo! Guarda, li guido! Giocano a fare la zuffata come quando erano piccoli! Secondo me fanno sul serio! Sì, ci vogliamo proprio bene! Non preoccuparti, Gian, lo so benissimo che non è fatto apposta a spaccarmi la macchina! Poi facciamo i conti, eh! Ragazzi, su, dobbiamo far vedere come siamo una famiglia unita. Già, già, sapete che vi dico, qui ci vuole proprio una bella foto. Sì, dai, tutti insieme, vieni. Sì, ma metti l'autoscatto, Yolanda, vieni anche tu. Deve essere una proprio bene. Io ne voglio due copie. Ma perché due? E perché una la devo incorniciare e l'altra la voglio autografata da Jean. Sei da ricovero. Senti, ok, ma non vendi appena su eBay. Chi è che gioca a te vinci? Ah, io e Guido, ma non abbiamo vinto niente. A questi giochi non si vince mai. Sono solo una fregatura. Questa casa sempre più in malora. Non c'è niente che possa cambiarti la vita dal giorno alla notte. La fortuna, bisogna costruirsela. Anche se a volte hai proprio l'impressione che non ci sia nulla da fare. Ma abbiamo fatto la foto senza Rebecca. Oh, è vero, hai ragione. Vabbè, vorrà dire che quando arriverà ne faremo un'altra. Piuttosto, ragazzi, andiamo a preparare la cena. Se no, sa che mangiare. Già, vieni con noi. Okay. Intanto mi racconti di quando hai interpretato la parte del magrebino povero che è morto schiacciato sotto quell'enorme elefante sulle rive del Gange. È stata molto dura, ma mi hanno detto poi che soffriva di gastroenterite. Pronto? Ah, Barbara, sono io, non è Francesco? Sì? Come stanno i bimbi? Oh, non mi dire, il più piccolo ha la polichetta? Io vado in cucina. Cosa gli ha dato per pranzo? I fagioli con le codiche! Ma che sei matto, ha 2 anni! Francesco? Sì. No, Francesco non può venire, sta con me, sta tenendo compagnia a sua moglie per il cenone natalizio. No, non si preoccupi, cara, un po' d'aria nella pancia non è nulla. Arrivederci. Cara, io sarei piuttosto preoccupato. Non dimmi che vorresti tornare a casa da solo. E perché no? A te può dare un passaggio Augusto, che certo, è giusto di strada. Ma sempre dall'altra parte della città. Sì, giusto a Bagno Isolati, caro. E certo. Ho capito, caro. Sei un gran porco. Avevi già prestabilito tutto, eh? Ma chi puoi prendere in giro? Te lo fanno con la ciminiera? Ti denti di culo si trada! Ho detto che i nostri figli vanno a regalo e stare con lei, eh? Ma la porto avanti, eh? Grazie, papà. Amore, non è quello che ti ha consigliato il cancello, tra l'altro. Ma ti riprendo io, Carolina. Non sono una mucca, non sono pazza!
sport, una specie di tiro a piattello in verso. I giovani. Vieni, vieni, adesso ti metto io. Papà, aiutami a risistemare la tovaglia. Vieni, Augusto, va? Vedi se vanno bene? Sì, sono giusti i due. Aiutami. Oh, Gianni, monti la panna in modo delizioso. Ma che è successo qui dentro? Oh, nulla di nulla. Niente, niente, va tutto a gonfie vele. Che certe facce. Eccoci qua. Oh, meno male che siete tornati, ma sta bene, Carola? Benissimo. Sicuro? Mai stava bene. Avete fatto la pace? Ma quando mai abbiamo litigato, vero amore? Sei dovuta... Tu sei sicuro che sta bene? Carola non è mai stata nemmeno. Carola è caduta la medicina, vedi? Carola, ma che le hai fatto? Niente. Ah, Carola! Perfetto, io faccio una proposta. Vado alla sorgente a bere un sorso d'acqua. Chi viene con me? Ma come, non resti a preparare la tavola con noi? No, no. E lascialo perdere un attimo, che piattola. Vengo io, Gianna, a volte una passeggiata è meglio di una notte di sesso. È una buona idea, lo faccio anche io. Che cosa? È la passeggiata. Lo vuol dire io? Insomma, siamo tutti gli uomini. Seguitemi, mia Brodi! Ah, già sono andata. La porta, per favore. Ah, grazie. Sapete, ragazze, caro, ascolta, bella. Mi è venuta un'idea. Io domani pomeriggio vorrei andare nella Casa Rossa in fondo al viale a trovare i milanesi. È tanto che non vado. Vorrei vedere come stanno. Come se la tirano quelli. Lui cambia sugo ogni due anni. E vorrei sapere proprio come fa a permetterselo. Di sicuro si fanno affari poco leciti in quella famiglia. E lei, ho sentito dire, che riceve uomini in casa. Oh mio Dio, ma cosa mi dici mai? Laura, non ce la faccio proprio! Già, arrivano la mattina presto e se ne vanno dopo un paio d'ore. A volte le stesse facce, a volte facce nuove. Quanto siete maligne, non avete capito niente, quelli sono infermieri. Perché ho saputo che ha un brutto male. Laura? Già. Ma davvero? Sono infermieri che vanno a casa a farle i trattamenti perché lei non è voluta andare in ospedale. Ma come mi dispiace. Ma perché si ammalano tutti? Anche Simone, il rigattiere. Alla prostata. Oh, così giovane. Te lo dico io. Qui è tutta colpa di quello che ci danno da mangiare. Non c'è più niente di genuino, è tutta quella storia degli sci chimici e delle scie chimiche, mamma. Vabbè, sono quello che sono. È come ai tempi di quando ero piccola, dei tedeschi. Povera zia Esther, la portarono via sotto i miei occhi, me lo ricordo come se fosse ieri, oddio. Oh, mamma, non ci possiamo con cose sopra lacrime, sono tanto depressa già di mio. Parliamo di cose belle, va? Avete ragione, ma scusate, ma non doveva arrivare Rebecca? Uffa, parliamo di Chester, va! No, è meglio che parliamo di Rebecca. Mamma, te lo spiego io perché arriva sempre in ritardo. Che lo sai che quella deve farsi notare, deve fare l'ingresso alla Gilda come Rita Hayward. Senta che te lo faccio vedere, guarda. Amato mio, love me forever. Uguale, vorrei dire due, Gilda. Ragazze, io ho saputo una cosa. Dici. Non facciamo le pedecole. Di che si tratta? Che Rebecca si è fatta. Beh, insomma, non ha tutto suo guancia. Vabbè, ma questa è storia vecchia. Da mo' che si sa. Per esattezza, qui e qui. Ecco perché la trovo diversa ogni volta che la vedo. Si è fatta pure la liposuzione alle gambe. Altro che magra. Quella era un barattolo di cellulite. Vorrei sapere proprio come fa a permetterselo. Non la dovete criticare. In fondo è una brava ragazza. Ma oggi, ma quante donne
hanno il desiderio di ricorrere alla chirurgia estetica. Lei, dopo essersi rifatta il naso, ha deciso di proseguire. Ma si è rifatta pure il naso? Sì, si è rifatta il naso, il lifting facciale. Poi, quando la vedete la prossima volta, guardatele bene le labbra. Bollino! Ma questo non lo sapevo. Sì? Mamma, sappiamo che tu le vuoi tanto bene, ma non puoi negare che è un po' particolare. Guardate, ragazze, a essere sinceri, oggi molte donne con un colpo secco vorrebbero risolvere i loro problemi. Quindi non la criticate, fate le brave che io vado in cucina a preparare la cena. Mi raccomando, eh? Beh, certo, anche noi vorremmo correggere i nostri difetti con un bel colpo di bisturi. Ma non abbiamo i soldi per poterlo fare. Però se si potesse... Se si potesse io lo farei. Vediamo. Se tira un po' qui. Sì. E poi così. Le apro così. Che dici? Come sto? Niente male. Aspetta che ci manca qualcosa. Guarda, di sicuro meglio di Rebecca. Comunque la mamma dice tanto che è una brava ragazza. Te lo dico io che cos'è quella. È una puttana. E io non ho detto niente. No, hai detto giusto. Credi che i nostri uomini non ci starebbero? Quando arriva Rebecca, no. Sempre solo per lei. E non ci dimentichiamo che se li è portati a letto tutti e tre. Ah, non me lo ricordare. Roberto è una vecchia piaga, ma non si è mai rimarginata. Ma quanti anni? Penso almeno 40. Ma mi dimostra 25. Ma guardate, io ho fatto i conti. Mamma ne ha 72 e mi ha fatto che aveva 30 anni. Lei è nata che io avevo 2 anni, quindi sì, alla mia età, che a pensarci bene ne avrà 25 anni o poco più. Vado ad aprire, sono i nostri uomini, i vostri. Io sono la zitella. Eccomi. Eccoci, una bella passeggiata è la cosa migliore. Mi sento come un toro. Io mi sento stanco morto. Erano secoli che non camminavo così. E spero non mi si siano rovinate le braccia. Oh no, speriamo che no. Trattale bene. Oh, ma vedo la tavola già apparecchiata. Si mangia? Tra poco, Jean. Tu ti siederai qui e io qui accanto a te. Rebecca, dove si siede? Dall'altra parte del tavolo. Oh, però non possiamo cominciare senza di lei, sta male, no? Marito, ma non te ne mai portato un fico secco delle buone maniere? Come mai che con Rebecca ci tieni tanto? Infatti, sapete che vi dico? Io mi siedo e comincio. Io se segui le buone maniere, adesso che ci siamo sedute noi, vi sedete pure voi. Se la mettiamo così. Jean, vieni a sederti. Certo, cara, certo. Ecco l'antipasto per i miei bambini. Però avevate proprio fame, eh? Che fretta! Potevamo aspettare il becca, però. Sì! No! Deve essere lei sicuramente. Ma dov'è? Però non vedo nessuno. Non vedo nessuno lì sotto. Andate, che avrà già salito le scale. Guardate un po' la porta. Di darle io. Auguri a tutti. Auguri a Rebecca. Scusate il ritardo, ma sono rimasta imprigionata nel traffico. Ah, non mi avete mica aspettato per mangiare? Ah, le ragazze hanno insistito tanto. Che care, e voi? Gianna, Augusto, Francesco. Siete dei tesori, come sempre. Prego. Questo aspetta a me, Rebecca. Ah, torroni a Natale. Che idea originale. Vero? A me permettetemi di togliere questo. Rebecca. Ti trovo benissimo. Sei proprio una gran bella figliola. Dai a me che lo vado a sistemare, vai. Oh, Rebecca, devo dirti una cosa. Sì, dimmi. Ma sai che abbiamo un cappotto identico. Identico? Io l'ho uguale al tuo. Cercatelo un po'. Faccio il mio stylist. Oh, salve! Salve! Ragazze, ma non venite a salutare Rebecca? Certo, mamma, ti pare che ormai ce l'hanno messo già a tavola. Io sono stata proprio maleducata. Faccio ancora le mie scuse. Ormai è successo. Certo che sei l'unica che ha trovato traffico in una stradina di campagna. Ma non preoccuparti, è tutto a posto, eh?
Come ti trovo ringiovanita, davvero? Sembra quasi un'altra, Eppure ho solo fatto un po' di fagli. Sono così contenta di vederti. Con quest'abito poi ci fai impallidire tutte. E con questi tacchi poi. Hai mai pensato di brevettarli per fare l'imbiancina? È vero, potevi venire tu. Che simpatico, Guido. Anche tu stai benino, Mary. Roberto ti manda i suoi più calorosi saluti. Comunque sei stata fortunata ad averlo tu con lui, guarda. È un uomo senza stimoli, senza midollo. Povera la donna che se lo troverà come marito. Cielo! Dovevi essere tu! Oddio, sono stati insieme 5 anni, vero? Allora, sono 5 minuti. Allora adesso la cena è pronta, siamo tutti, è ora di sedersi a tavola. Su, mi siedo. Avanti, e qui Rebecca, ti ho lasciato questo posto qui per... No. E qui mi ci siedo io. Augusto, ti stai sbagliando, Rebecca si metterà qui a fianco a me. Francesco, qual è il posto di papà della vita? Ma per me non c'è. È il tuo posto. Infatti sono detto che Rebecca vuole sedersi lì e io vicino a lei. Oh, che sbadata, ci sono seduta io. Che sbadata, ma stai, Mary, cara, stai, avevo però qualunque altro posto. Guarda, c'è un posto completamente libero giù in garage. Mi sono rimontare le gambe al tavolo. Ma meglio qualcosa in vinto. Guarda, guarda, Rebecca, siediti qui tra Carola e Yolanda. Vedrai che sarai benissimo. È la posizione migliore, lontano dalle fauci famelliche degli uomini. Eccoci qua, tutti riuniti come quando eravamo piccoli. Pensa che Emma mi ha speso mezza pensione per il karaoke e vuole che le cantiate la canzone di papà. Stupenda, meravigliosa, eccezionale. Ma quali papà, veri papà? Lo sappiamo tutti che Rebecca ha una voce da usignolo. Da cornacchia spennata. Mi sembra che parola ci sia benissimo il paragone. E comunque, e non mi sento pronto, non ho la voce calda adesso. Ma adesso è proprio il distretto, dopo si fa qualcosa tutti insieme. E intanto mi dispiace se... Vuoi fumare una sigaretta? Sì, sì. Fastidio. Ma no. No, fuma pure. No. Perché mai ci dovrebbe dare fastidio? In fondo il fumo che fa? Invece la pelle, fa male ai bronchi, ai cuori, ai polmoni, all'apparato circolatorio, aumenta i rischi di cancro e diminuisce le prestazioni sessuali. Grazie del check-up, cara. Qualcuno da cedere? Che cavalleria! Già, già. Come si dice, gli uomini fanno i cavalieri quando le donne fanno le cavalle. E tu perché c'hai un accendino? Perché ho un accendino? Perché l'ho trovato nell'uovo di Pasqua. Ma se siamo a Natale! Ah, siamo a Natale. Perché l'ho trovato in quello dell'anno scorso. Certo, certo. Sì. E c'è un po' da cenere? Sì. Me lo passo subito. Brava, Mary. Va bene, voglio raccontarvi una barzelletta. Sì, è viva. È un po' sporca, ma siamo tutti adulti. Sì, sì, a me piacciono le barzellette sporche. Conoscete qual è il colmo per un cantante? No. Andare con una cantante che non usa il diaframma. E va bene, era un po' sporca, ma non era poi così brutta. Ma che è successo? Che male, ma io alzatemi le gambe, ti mettete su. Ma vedrai che sarai un cinta. Sì, da un spirito santo. Mamma, vai a prendere sali. Corri, qui mi ce l'ho in cucina. Ma se io li ho visti nel bagno. Ma no, quelli da bagno, il citrullito, quelli per gli svenimenti, corri. Ma vuoi il sale rosso o quello fino? Ma quelli per gli svenimenti, cammina. Già, non svenire pure tu. Si sarà raccontato una barzelletta. Avrà capito la sua, scoppio ritardato. Ma quale barzelletta? Qui ci sono due gratte vinci milionari. Cosa? Ma vedere. Ma se è vero, ma che ci fanno qui? Ma tutti accartocciati, mamma, che li ha comprati? Evidentemente pensavano che non erano quelli vincenti. Li hanno comprati mamma e papà questa mattina. Beh, adesso c'ero io e sono miei. No, li ho trovati io prima e quindi sono i miei. E stamattina sono passati anche per le mie mani. No.
di pausa. Mi serve qualcuno che lo metta a posto come... Che stanno facendo? Lo spiritismo. Meditazione medianica dia i suoi frutti. Oh, a me non serve meditare per sapere come spendere 2 milioni di euro. Due su due? È incredibile, non uno ma addirittura 2 biglietti vincenti. Ed è successo proprio a Natale, non è una sola coincidenza. Io ho bisogno di sfogarmi, datemi una... Mamma e papà. Mi sa che mamma e papà non lo sapranno mai. Ma come si può dire una cosa del genere? È vergognoso. Basta, finiamola con questa buffonata. Mary cara, ma guardiamo in faccia la realtà. 2 settantenni ci fanno molte meno cose di 9 ventenni. Io non ho 20 anni, nemmeno tu. E Becca ha ragione, se ci dividiamo il mallocco ci toccano quasi 300.000 a testa. Io famoso lo sono già, non mi dispiacerebbe di diventare anche ricco. E perché, signor Modesti, Hollywood non la pagano abbastanza? Francesco, non si finisce mai di diventare abbastanza ricchi. Ma tu sei povero e queste cose non puoi capirle. Oh, Jean, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, tu ed io. Anche io sono ricca dentro, nel mio cuore. Quale dei due? E quale preferisci, Gina o Lollo? Oh, guardate, sto per vomitare. Ma si sicuri che mamma e papà non sospettino niente? No, niente. Piuttosto sono rimasti delusi che non abbiamo mangiato quasi nulla. Ci credo, come si fa a mangiare? Io il capitano l'ho assaggiato, non era male. Chi l'ha fatto? Quello l'ho fatto io. Ti è piaciuto? Sai, il segreto sta nel prezzemolo che va marinato con l'acciuga. L'avresti mai detto, eh? Ma guardala! Ti sembra che gliene freghi qualcosa del tuo capitone? Abbiamo cose più importanti di cui discutere. Giusto, la cosa migliore è andare a ritirare il premio tutti insieme e dividerlo equamente tra noi. Oddio, cara, che ci ti senti male? Lo sai che devo contraddirlo? Scusami, Jean, se per una volta non condivido il tuo inestimabile genio. No, non sono d'accordo. Sono dell'idea che bisogna dire tutto a mamma e papà, anche perché i biglietti sono loro. Ancora, Mary, ma come glielo dici? È capace che gli prenda un infarto a tutti e due. E poi se non era per te, quei biglietti finivano nella spazzatura. Anche questo è vero, però... E se facessimo così, ognuno di noi scrive il proprio nome su un biglietto di carta, facciamo un'estrazione e chi vince si prende i 2 biglietti. No, basta, non è possibile più così, non si arriva a nessuna conclusione. Beh, per tirare le somme allora abbiamo 3 ipotesi. Sì, invece. Beh, la prima... Dire tutto a mamma e papà, così gli prendo un coccolone. La seconda, dividerci il mallocco e prenderci solo una modesta quota a testa. La terza, estrarre a sorte il vincitore e chi vince si prende tutto. Ah, direi che cosa direi di sì. Ecco, nel frattempo questi tre. Perché dovresti prenderli tu? Perché no? Qualcuno potrebbe non fidarsi. E chi è che non si fida? Io sono stata nominata membro onorario delle benefattrici scolastiche e vergini del Sacro Cuore di Gesù. Appunto. Facciamo una cosa, ritengo io che sono quella che li ha provati. Sì, ma che c'è? Dalle amiche da fidarsi. Allora potrei prendere io, cara, no? Ecco, di te non c'è da fidarsi. E allora scusa, mettiamo la testa al toro, questi me la sto io. No, 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 io ho un'idea migliore, questi li prendiamo e li mettiamo qui. Dolcezza, dai tu una sistemata a Sant'Anselmo? Bene, abbiamo mezz'ora di tempo per deciderci sul da farsi. Ok, però l'idea migliore, adesso questi li prendiamo e li mettiamo in questo più sicuro. Che dite, ben messo? Benissimo. Ben messo, sì. Va
fare la mamma. Sì, dai, vengo anch'io, ti do una mano. Ma sì, senti, cara, non è che resti in cascemmia, sono tutto un terribile mal di testa. So io dov'è, cara, vieni. Andiamo. Che dici, Rebecca, riuscire a prendere una boccata d'aria? No, grazie, si gela. Ma potresti scaldarti in macchina? Ho detto di no, grazie. Se vuoi ti accompagno io. Preferisco morire congelato. Cara Rebecca, che ragazzo adorabile, eh? Già, tutti adorabili. La tipica famigliola medio borghese. Certo, non sono come me e te. Noi due siamo diversi. Pensa a quello che potremmo fare insieme con quei soldi. Gianna, se ci penso a quello che potrei fare con quei soldi, ma da sola! Come da sola? Rebecca, io e te siamo giovani e intelligenti. Io sono il migliore in ogni cosa che faccio e tu potresti essere al mio fianco. Io e te sbanchiamo Hollywood! Gianna, ti ringrazio per aver prestato attenzione a una misera mortale come me. Ma ho tanti progetti per quei soldi e tu non rientri in questi. Cosa vuoi dire? E voglio dire che per me devi scendere dalle nuvole, amore. Ma come? Se prima io, te, Gina, Lolla... Quanta gente, troppa! Mi stai scaricando? Ebbene sì, ti sto scaricando. Bene, nessuna donna mi ha mai scaricato. E augurati che quei soldi non finiscono a me. E metti un po' di musica prima di uscire? No! Va bene, me la metto da sola. Non sarà mai. Rebecca, brava, hai messo la canzone dei papà. Lo sapevo che ti piaceva tanto. Ci avrei scommesso 1.000.000 di euro. Facciamo due, va? Dopo la ricantiamo tutti insieme, dopo, dopo. Bene? E basta che ti do una mano. Ma no, non preoccuparti. No, perché non sembra che si rompa qualcosa. Guarda che ti do proprio una mano. No, Gianna, si è rotto tutto. Ma dai, se non era il vaso uguale a quello che stava. No, è quale vaso? No, 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 no. Comunque ci penso io a raccogliere. Ma no, ci... non ci no, vuole non niente. Non ti piegare, non ti preoccupare. Pensa alla tua povera schiena. La mia schiena? Sì. Cos'è la mia schiena? Beh, non hai qualche sciatica, ernia, lombalgia, queste cose che capitano alle persone che sono con gli anni. Sei vai. Proprio una ragazza d'oro, grazie. Vai, vai, che qui ci pensiamo noi. Accidenti, bisognerà bisogna. Potrebbero per piacermi, però non sarebbe molto carino per me. Guarda, è questa. Vedi che disonesta. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sai, pensavo si fosse rotta la gamba di una sedia. Lo sai, la conosci la mamma, è stata per le cose antiche. Se vuoi la vedo io. No, ho già sistemato tutto, non ti preoccupare. Lo sai che sono una vera sega io. No, nel senso che io sono una brava falegnama e quindi di seghe me ne intendo. Falegnama. E questi? Ma tu guarda che bugiarda. Fa tanto la santerlina e poi... È proprio vero che i soldi danno alla testa. Ci vuole qualcuno moralmente all'altezza per gestirli, come me. Augusto! Sean, no, non ti stupire. È che improvvisamente sono stato colto, sì, da un attacco mistico e ho sentito il bisogno di pregare un po' di contatti con lui. Che cosa gli hai chiesto? Questo non posso dirtelo, non conosci il segreto del confessionale? No, è un po' di tempo che non vado in chiesa. Anch'io. Ma adesso mi sento con la coscienza più pulita, più proteso verso il futuro, più ricco. Sì, dovresti farlo anche tu. Caro mio, se io e te dovessimo farci una chiacchierata, ci vorrebbe troppo tempo e io non ne ho. Poi, se permetti, su certe cose ci so fare più di te. Ti prego, fammi vincere i 2 milioni! Non mi dire che ci giochi pure te. Ma che sto dicendo? Questi li conosco troppo bene. Altro che crisi mistica, quel gran figlio. Bene, bene, come si dice?
Che gran bel mobile! Ah già, mamma ci tiene tanto! Però lo usa per mettere i cicocci dentro. Ma... Ah, le sei qui? La mamma ha detto di aver dimenticato di asciugare i piatti e ha chiesto di farlo a me. Dai, ma ci penso io, papà. Vai pure in cucina. Speravo lo dicessi. Finalmente abbiamo finito. Ma perché avete spento la musica? Non volevate cantare la canzone dei papà? Io sono un po' giù di voce. Sai Guido, abbiamo appena finito di mangiare. Vai, facciamo più tardi, E quello che avete mangiato, tutto di là. Io sono d'accordo con Pasqualino, con Gian. Io che ci tenevo tanto. Ah, donne, finalmente avete finito di sistemare tutto. Certo, uomo, senza il tuo aiuto. Comunque la mamma ha ragione. Scommetto che Rebecca non vede l'ora di esibirsi per noi. Sì, ma dov'è? Sì. Non lo so, è uscita. Non so se è rientrata, non l'ho vista. Magari si fosse persa nel bosco. Magari mangiata dai cinghiali. E con quello che c'è, tutta plastica. Cari, avete sentito la mia mancanza? Nel modo più assoluto, guarda. Per niente. Perché non torni a fare una passeggiatina? Guarda, è una buona idea, tesoro, perché si sta proprio bene. Jean, mi accompagneresti? No. Ma che strano, com'è che lei ha detto di no? Cara, a me così mai nessuno dice di no. Esiste l'eccezione che conferma la regola. Preferisco restare qui con una bella donna. Dio, non mi laverò più la faccia. Adesso però non puoi fare a meno di far sentire a noi una bella canzone. Eh sì, preparo tutto. Va bene. Ho capito.
Già, non ce l'avevo con te. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare quassù. Grazie, carina. Comunque, non mi sento pronta, non ho la voce calda. No. Dai, neanche il gallo alle 5 del mattino ha la voce calda, eppure. Cara, mi sa che sto paragonando a un pennuto. Ma no, cara, soltanto ad un animale con la cresta in testa. Ah, come si deve fare, ci sia benissimo. E comunque meglio un pennuto che un cerbiatto. Cosa vuoi insinuare? Mi sembra che il paragone ci stia benissimo. Qui è tutto pronto. Ma che cosa? Non mi avete fatto scegliere nulla. Ma cosa la scegli a fare? Tanto alla fine canti sempre la stessa. Però la canta in modo divino. Superbo, melodico. Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa, la musica che perde che parlare mi fa. Se sei giù, credi ti ha lasciato, se per lei sei l'uomo sbagliato, se non sei, è stata una pista, come sai, cos'è una conquista, se guardo da vivo, se vuoi stare da solo, vieni qui e fatti un regalo con me. Sono il mendicante e non mi vede irraggiungibile, ma poi l'amore è mio, un mondo semplice. Mi basta per te il via. Su, dai! Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa. Questo musica che prende che ballare mi fa. Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa, la musica che prende che ballare mi fa. Dei papaveri. No! Ma quali papaveri, mamma? Dopo questa superba interpretazione di Rebecca noi possiamo solo che nasconderci. Piuttosto invece, perché non andate a tagliare una fettina di pandoro? Ce l'abbiamo! Comunque per stasera siete proprio strani. Pandoro, è vero che avete fatto. Ce l'abbiamo! Tanto lo vogliamo tutti, no? Esatto, tagliamo fettine sottili, sottili! Accidenti! Io ho un'ansia! Anch'io sto molto di date! Perché poi siamo così agitati? Non lo so, io ho come presentimento. Ah sì? Che cosa? Perché ho paura che i biglietti non siano più al loro posto. Sì, anche io ho questo presentimento e propongo di controllare. Ma dai ragazzi, su, i biglietti non camminano mica! Sì, ma controllare non costa nulla, no? Che ci vuole? Sì. Io non sono affatto contrario. A chi spetta l'onore? Mi va bene, se volete, provvedo io. Sì, provvedo.
Yolanda. Secondo me è giunto il momento di decidere a chi vanno quei biglietti. E con quale sistema giudicati? Io propongo che la decisione venga presa con alzata di mano. Esatto, facciamo votazione per alzata di mano, sì. Okay. Per chi vuole che i biglietti vengano divisi equamente. Bene, ora per chi vuole che funzioni a testa. E infine, ultima ipotesi era... Ah sì, dire tutto a mamma e papà, ma non penso che... Comunque vado un solo voto, quindi io voti per te o per il babbo e la mamma? Decidi. Mi pare che siamo tutti d'accordo. Questi li prendiamo e li mettiamo qui. Io spero solo di non vincere, mi sento un verme. Oh, dolce cara Mary, è proprio un esempio di virtù. Ma vedi, la vita è un continuo strisciare, cara. L'importante è lasciare la bava nei punti giusti. Non rimane che decidere come fare il vincitore. Sì. Ho fatto una qualche proposta. Era la mia idea. Portate la mia idea, che poi è la migliore. Scriviamo tutti quanti il proprio nome su un biglietto e chi per estratta sorte sarà il vincitore. Ci vuole un'intelligenza come la tua. Non mi ringraziate, va bene per tutti? Certo, certo. Allora iniziamo prima che arrivino. Eccolo, il mandoro per i miei bambini. Mandoro il panettone. E poi non dite che la vostra mamma non vi pizza. Ma guardali come sono belli. Hai ragione. Quando erano piccoli. Hai ragione, tesoro, siamo due genitori fortunati. E so che è sconveniente, ma ho dimenticato una cosa giù in macchina e torno subito. No, non sta bene che con questo buio una signora vada sola da fuori, insomma, vada sola anch'io. Ma il pandoro chi se lo mangia? Va bene, lo mangio io. Io no, ho invece bisogno di bere qualcosa. Sì, amore, anch'io, sai, il Lexotan con il whisky è una mano santa. Ma Guido, se ne stanno andando tutti. Il panettone non ce lo dovevi mettere. Non a tutti piacciono i canditi. È vero, sapete che vi dico? Meglio che lo porto di là in cucina. Sì, certo che qui fa un po' freddino. Forse in camera si sa meglio. Fermo. Tu non te ne andare. Tu adesso stai fermo qua. Sto fermo. Amore di mamma, non ti muovere, bello. Perché te l'ho detto io che la caldaia era da cambiare. Qua fa freddo. Sì, sì, adesso sì, andiamo freddo. A sistemare, vedrai che sarai meglio. Grazie. Andiamo. Andiamo. Oh, Rebecca. Sì. Tutto a posto? Beh, sì, abbastanza. Ah, sei andata fuori a scaldarti un po', perché qui fa molto freddo. Sì. Adesso sistemiamo, vedrai, freddo. La caldaia starete meglio, Questo sembra il Colosseo, abita. Sai, è convinta che siamo fuggiti tutti per il freddo. La caldaia non è che funziona tanto. A volte ho l'impressione che i genitori, quando non vogliono vedere una cosa, non la vedono. Già. Anche io ho freddo a gusto. Ma ci sono altri modi per scaldarsi. Ma ho visto tutta la mattina che desideravo questo e non ce la facevo più. Sì? Questo petto di moglie ti desidero. Tu sei bello, forte, sensuale, sensuale, stimolante. Augusto, vorrei essere un alberetto, il mio picchio. Santo cielo, rimani un po' che non la venga. Hai capito bene, guarda cosa c'è qui. La vuoi? Vieni a prenderla. Non ce ne pentirai. Calma. E quei soldi come li mettiamo? Ma come quei soldi, Augusto? Ma io ti giuro sul mio cuore. Ma il cuore è dall'altra parte, Rebecca. Ok, Augusto, io ti giuro comunque sul mio cuore. Che se io vinco, tu verrai con me. Ma me lo dici così, Rebecca? Sì. Ma tutto questo è meraviglioso. È fantastico. È tutto quello che sempre si dirà sentirmi dire, Rebecca. Rebecca, io ti amo. Io ti amo, Augusto. Dobbiamo solo avere quei soldi. Sì. Aspetta, ho un'idea. Se tutti e due scrivessimo lo stesso nome su un biglietto, avremmo più possibilità di vincere. Hai ragione. Sì. Allora, così farò.
Scriverò il tuo nome al posto del mio, Rebecca. Oddio, faresti questo per me? Ma lo faccio per noi. No, non affrettiamoci. Se tutto andrà bene, stasera stessa io e te. Avete visto Marilena? Forse è il bagno, Marilena. Guarda, che c'è, mamma? No, non è mia, è di Rebecca. Gliela sto tenendo in caldo, sì. Ma Rebecca è capacissima di tenersela in caldo da sola. Perché lo so. Ma ti saluto io, come sei sensuale ed elegante con questa giacca nuova. Ti trovo molto... Veramente... comprato 10 anni fa. No. Comunque, visto che sei così gentile, ecco, sì. Papà ha bisogno di una mano per la caldaia. Ma proprio io devo venire. Ah, non vedo nessun altro in giro. Va bene, vengo a meno io, sì. Che... Sì, forse Rebecca. Sì? Ci sai fare coi tubi? Ma dipende. Andiamo ad aiutare papà, sì. Detestabile. Sean, come vuoi baciarmi? Ma stai bene? Lo sai quando è buono per te? Tu continui a farmi soffrire! E da quando? Come, Sean? Ma da sempre! Io ti voglio moltissimo, ma nella vita reale è recito, faccio l'attrice. Ma in realtà io e te siamo uguali, Sean. Insieme potremmo fare una mucchiata di cose! Ma se prima quando ci ho provato io mi hai dato una buca clamorosa? Ma Sean, ma mi sentivo spiata, no? Mi sentivo mille occhi addosso! Sì. Sean, quanto ti voglio, sono libero! Così bello, forte, sensuale, sensuale, stimolante, famoso! Sean, deve essere il copione dove tu spargi il tuo inchiostro a piedi pagina! Ah, ma ti sto troppo bene! Arriva al punto e dimmi cosa vuoi, dai! Cioè, vorresti dirmi che non credo nella mia profonda passionalità per te? No, credo nella tua profonda avidità e credo che saresti capace di ogni cosa quanto c'entra il dio denaro. E va bene, Sean, parliamoci chiaro, qui non si tratta di spiccioli, ma di milioni. E io devo averli. Ci vuoi? In che senso? Ma come in che senso, Sean? Nel senso animalesco e sessuale insieme. Sessuale? Lussuria, i piaceri della carne da assaporare in due. Ma detto così, sembra la pubblicità di un agriturismo. Storia. Su, io non ho tabù. Dimmi cosa vuoi. Stasera la votazione, io voglio sentire il mio nome. D'accordo, sarà fatto, ma adesso dammi ciò che mi spetta. Ma no, ma quella! Sean, sei pazzo! Ma Sean, Rebecca, ma non mi dite che voi... Ma cioè, no. Qui potevate chiamarmi che partecipavo pure io. Certo, cosa vai a pensare? Io già stavo solo provando una scena cinematografica che vorrei girare. Ah. Eh già, ti sei dato al porno. Almeno sistemati che c'è casa piena di gente. Comunque Rebecca sei stata molto convincente. Direi che hai un futuro davanti. E io potrei aiutarti. Come? Da dietro. Vuoi un bicchiere di spumante? Sì, grazie. Non ci siano le ostriche, sai, sono una coppiata vincente. È freddo, sì? È ottimo, è ottimo. Ho appena stappato. E così devo credere a quello che ha detto il nostro bell'imbusto. Cosa vi siete detti, effettivamente? Ma no, davvero, Gin. E solo se mi aiutava con questa scena che vorrei girare. E solo che lui, come al solito, ha voluto qualcosa in cambio. Banale e scontato, non trovi? Ti ci vedo però nel cinema, sai, è il mondo adatto a una come te. Mm. E mi prenderesti un tovagliolo? Sì. Francesco! Che sbadata! Ti giuro, non so come sia potuto accadere! Ma l'ho inciampato sui miei stessi piedi! Che sciocco! Ma che cosa vuoi che sia? Un bicchiere di champagne gelato sulla schiena? A dicembre! Almeno di marcia! Vieni qui che la togliamo! Francesco! Molto tempo i tuoi dorsali, sono riusciti a trovarli. Ma il mio sport è l'amore. Forse per me sarebbe una disciplina delle Olimpiadi.
Olimpiadi. Ti immagini i cento misti? È tutto dire. Io sarei una campionessa, resta solo da trovare il compagno adatto. Ma io me la cavo bene sui 400 a ostacoli. Il mio preferito è il salto con l'asta. Il lancio del giavellotto. Il salto in lungo. Lungo. Così mi fai morire. Siamo solo alla prima ripresa. Tu c'hai ragione, ma siamo per un boxer. Non capisco come fai a stare con quel rottame psicopatico depresso di moglie. Sei bello, forte, sensuale, sensuale, stimolante, sfruttivo. Francesco, vorrei essere la bocca da biliardo dove tu infili l'autora, quindi c'è tua scelta. Tesoro, sono una poetessa, facciamo. Subito. Ma qui, Francesco. Ah, picchiami che mi piace. Ti sei lasciato in una copula selvaggia? No. No, Francesco, bisogna avere più fiducia in te per un passo del genere. Ma passo che solo con te riuscirei a fare. Vuoi la prova d'amore? Sì, la prova d'amore. E chiedimi tutto allora. Stasera alla votazione scrivi il mio nome al posto del tuo. Sì, tesoro, e perché non il mio al posto del tuo? Ma è questa la prova d'amore, no? Mi hai convinto, ma adesso dammi un antipasto. Ma perché accontentarti solo dell'antipasto quando stasera potrei avere tutte le portate? Stasera io sarò la tua serva, la tua schiava, il tuo sfogo. Scusa, dov'è mio marito? Quel che ne rimane. Ah, eccoti! E cosa ci fai in salotto senza camicia? E solo con quel togliaio ambulante! Ti prego, non cominciare. È che sono proprio uno sbadato. Stavo bevendo un bicchiere di spumante e me lo sono versato addosso. Addosso, eh? Ciao. Ah, e come hai fatto a versartelo sulla schiena? Come ho fatto? Non era proprio il primo bicchiere che bevevo e non ho fatto centro. Sei proprio un ubriacone, sai? Vero. Meno male che sotto avevi la canottiera. Senti un po', ma che vuoi fare se vinciamo i biglietti? Ma facciamo baracche e burattini, valigie e ce ne andiamo alle Hawaii. Magari! Già, magari. Sono vecchio, ma funziona ancora benissimo. Ammirai che ci voleva per alzare una caldaia. Tu volevi collegare il tubo dell'acqua con quello del gas. Perché vorresti dire? Mica il merito può essere tutto tuo. Se non c'era Augusto voglio vedere che facevi tu. Piuttosto chissà quel figlio come sta, dove sta, che ancora non arriva. Accidenti, sembra appena uscito dalla guerra del Vietnam! Vivo per fortuna! Anzi, vado in bagno a darvi una sciarpata! Aspetta, mi sembra che sia la lena! Mamma! Ma quanto tempo ci mette per andare in bagno? Ma è una ragazza, avrà anche i suoi motivi! Marilena, ma che hai fatto? E niente, ho semplicemente rimesso il rimmel tre volte e continuo a lacrimare, devo essere allergica a questa manca. Amore, ma tu lo sai che a noi non ci interessa del rimmel, noi ci piaci come sei. Secondo me così stai meglio. Fantastici, meravigliosi, orridi. Ma che cos'è, stiamo festeggiando Halloween? Me lo potevate dire, io mi sarei vestita da Mortizia. Taradara. Ma no, semplicemente Augusto ha avuto dei problemi con la caldaia. Problemi seri. Estradizione statista May e Augusto. Ma quanto è simpatica. Scusa, Jean, dov'è? Risa fissata con quel manichino. Pensare che lui è fissato con le bambole gonfiabili. Sul serio? Ma è morboso, eh? C'è veramente morboso. Ma di che bambole stanno parlando, Guido? Oh. No, mamma, forse non lo sai. Che Jean è un appassionato di bambole, sia quelle di plastica che quelle di porcellana. No. Cioè, ma non ti vergogni? Potevo capire finché parlavamo di lattice, ma adesso sei arrivata addirittura alla porcellana. Non vorrei proprio essere il tuo coso. Coso? Ma che state dicendo? Ma Rebecca, adesso basta! Guardate, è mezzanotte, adesso è ora della processione. Evviva! Quella di tutti gli anni, ve la ricordate? No, sì. È impossibile dimenticarla, è la tortura di ogni Natale. Ma dai, però divertenti! Perché il bambinello lo fanno portare sempre a te. Ecco qua, mi raccomando, Augusto, mi fai accendere la candela, per favore. Augusto non può accendere, non ha accendini. Non fuma, Augusto. Ah, non fuma, Augusto. Forza, che devo spegnere la luce io, forza. Grazie, Francesco. Prego, mamma. Guido,
po' più indietro, per favore, lo sai? Tutti gli altri devono ripetere la stessa cosa. Mi raccomando, sì, eh! Sì, dai, sì, pronti? Dai, vieni, Mariana, vieni. Io dietro papà. Sì. Cantate bene, eh? Un, due, tre. Tu sei i regali. No, dai, mamma, aspettiamo, facciamo dopo. Assolutamente, i regali si danno a mezzanotte. E aspettate, un'idea, perché non facciamo una votazione? Ma che votazione? Ma sì, proprio quella votazione, per decidere chi distribuisce i regali. Giusto, è un'ottima idea, così prendiamo due piccioni con una fava. Ma di che piccioni stanno parlando? Ma quale fava? Mi sembra magnifico, anche perché così partecipano anche mamma e papà a un momento così importante per tutti noi. Però sia chiaro che questo potrebbe sforzare un po' le cose, eh? Sì. Sì, inoltre, come abbiamo già fatto notare, se vincessero loro potrebbe prendergli un infarto e ci troveremo per la via. Io non ho capito. Tante storie per distribuire 4 pacchetti di regali. Sì. Sì. Ma secondo me avete tutti alzato un po' il gomito stasera. No, Emma Guido, è che voi non siete più tanto giovani, quindi questa cosa potrebbe essere faticosa per voi. Sì. Ma semmai sarà faticoso lavare tutti quei piatti, non distribuire 4 pacchetti di regali. Però andiamo ai voti anche per decidere questa cosa. Sì, va bene, cioè d'accordo, alzi la mano. Sì. E va bene, sì, mamma e papà, potete partecipare anche voi alla votazione. Ma certamente che possiamo partecipare, non capisco perché no. Allora facciamo così, adesso ognuno di noi prende un cioccolatino e scrive sulla carta il nome del candidato. Nome che può essere il proprio oppure quello di qualcun altro. Come? E perché? Beh, come perché? Perché qualcuno potrebbe decidere di non votare per sé. Rebecca ha ragione, cara, io potrei scrivere il tuo nome, avresti più possibilità di vincere, no? Cara, cos'è tutta questa dolcezza? Stasera non ti conosco. E va bene per tutti? Chi te ci acconsente? Allora, adesso visto che dovete scrivere una cosa così importante, sì. Guardate che vi do le penne che usa il babbo per fare la settimana enigmistica. Attenti, perché lui li rimette sempre a posto, dalla più alta alla più bassa, tutte per colore. Trattatele bene, eh? Va bene, fate attenzione e poi rimettetele tutte come sono, eh? Ecco, come l'ho detto, ma sempre le mie penne li devi dare. Oddio, sono nervoso. Ma quando mai non lo sei stato? Prega, almeno in questo momento un solo tiro, nient'altro. Ma taci, se tutto va bene dopo potrai fumare quanto ti pare. Hai ragione. Marilena, ma ancora continua la tua allergia? Ma sbagliati, amore di mamma, ti darai un'altra volta sti regali. Sono disperata. Ma come sei disperata? Non fa niente se non distribuisci i regali. No, non posso, è tutta la vita che aspetto questo momento. Tutta la vita. Ma se ci dicevi che ti piaceva tanto, gli anni passati li avresti distribuiti tu i regali. Avete votato tutti? Sì. Su questo credo che non ci siano dubbi. Non penso proprio che qualcuno non abbia votato. Beh, allora piegate i propri biglietti e metteteli qui dentro. Prego. Ma adesso che estrae? Allora, le mani in quella brutta scatola? Io no, La mia trema troppo, non ci penso proprio. Voi tutti sapete che sono nervoso, quindi no. A me tocca tenere lo scatolo, quindi. Aspetta, hai che vuoi tenerlo da solo? Ti aiuto io, dovessi cadere e prendersi qualche biglietto? Tante storie per tirare fuori un biglietto. Date qua che tiro io fuori sto biglietto. Una la tengo io, mi sembrate due cretini in quella posizione. Dai, cara, vediamo chi distribuisce i regali. È un nuovo gioco di società che si fa a Natale. Lo dici tu? Allora, quest'anno
distribuisci regali, la signorina Rebecca! Amore, ora fuggiamo insieme! No, no, Rebecca fuggia con me! Ma Francesco, cosa ti è stato in mente? Come puoi farmi una cosa del genere? Rebecca, prendi le nostre cose, dai, ti aspetto giù in macchina! No, quali cose vostre? Calma, ragazzi, calma, eh! Io apprezzo tutto quanto questo entusiasmo, ma per me si è fatta proprio ora di andare! Ma i regali sono sotto l'albero! Ma papà, una cramoglia di torrone! 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 Panettone, panettone, ma la dieta! Ma mi sono fatto da Natale! Tutti gli altri lo vogliono! Fatti aiutare da papà tagliando, che è un po' duro! Dai, dai, vai! Rebecca! La trovo una grande ingiustizia che tu abbia vinto quei soldi, ma visto che così è stato, ti faccio i miei migliori auguri! Grazie, cara, sei l'unica con un po' d'orgoglio qua dentro! Ma grazie un corno! Spero che ti ci strozzi con quei soldi! Lasciamo perdere, Marina, tanto siamo sole, nemmeno questa specie di uomini stanno mal forte! Io lo dico chiaramente, io e Rebecca fuggiamo insieme! No, caro mio, ti sbagli perché Rebecca fugge con me. Ma ti sbagli anche tu perché Rebecca fuggirà con me. Sei un verme! Ma la vita è un continuo strisciare. Ma amore, diglielo che vuoi fuggire con me! Io? C'è tanto che ti ho sposato! Ma non ce l'arriva con te, ma con me. E comunque io vi ringrazio, ma la risposta è no ed è no. Cosa? Avete capito bene, cari miei? I biglietti, vediamo, li ho vinti da sola e da sola me li voglio godere. Come sola? E prima? Prima cosa, porco! Ehi, di che prima parli? Sei con me? Cioè, con te, con me vorrei dire. Ah, quindi con tutti e tre? Cosa? Ma che grande punto! È Natale! Niente parolacce! Ancora col Natale! No, aspettate un attimo, ragazzi, perché qui Rebecca ci ha circonciso a tutti e tre! Cioè, ci ha circuito! Ci ha costruito a dare il suo nome! No, non credo. Hai fatto una cosa del genere. Tutti e tre. Allora la votazione non è valida. Non credo proprio, la votazione è più che valida. I biglietti si possono controllare. Mentre voi fate questo controllino, io vado. Ciao. I biglietti, vai, biglietti, vai, biglietti, vai, biglietti. Ecco il torrone per i miei bambini. A che cosa state giocando? Mi avete stancato e prendetevela con i vostri mariti se sono stata lodata io. Ma Guido, siete due persone fantastiche, meravigliose, eccezionali e natalizie. Ma per me si è fatta proprio ora di andare. E i regali? Oh, 7:30, la tombola, il panettone. Allora, al 7:30 ci giocate voi. E i regali manderò un fattorino a prenderli. Anzi, facciamo così, dategli a qualcuno del terzo mondo, no? Ma sì, iniziamola con una buona azione, questa nuova vita. Au revoir. Lasciatela andare. Ha evidentemente altro da fare, no? Già, anche noi dobbiamo pensare se divorziare oppure no. Adesso bisogna rifare l'estrazione per chi distribuisce i regali. Ma li do io quei regali, dai papà. Se vuoi ti aiuto io. No, tu te le devi andare, non mi devi neanche rivolgere la parola. Cara, io... Ma che ho sentito, uno schiaffo? No, ma ti sbagli. No, è brutto tempo, tuona. Allora, vediamo chi sarebbe stato il prossimo ad uscire. Vediamo, va, che se esco io mi butto di sotto. Yolanda. Francesco. Carola. Augusto e Jean. E io? Tu ci sei tre volte, cara. Io e la mamma avevamo votato per te. Guarda che bambina sensibile. Ma che se sapevamo che ci teneva tanto a distribuire questi regali, te l'avremmo fatti dare tutti gli anni. Su. Su. Ma non ce ne sono da Rebecca? No. No, non può
poteva esserci, perché ad eccezione di me e del babbo, gli altri ciascuno ha votato per sé. Yes. Guido, senti, qua rifà freddo. Prima che se ne rispariscono tutti, io vado a risistemare la caldaia e metto un po' in ordine, perché qua hanno fatto un disastro. Amore mio, ma come ho potuto dubitare di te? Ma Topina, come potevi pensare che ti facessi una cosa del genere, eh? Ma noi siamo innamorati solo di voi. Scusami, Jean, se ho dubitato di te. Niente, eccoti alcuni autografi. Guido, ma qua c'è il cappotto di Rebecca. Vedi se sta ancora di sotto. Guarda che ha sbagliato, ha preso il mio invece del suo. Eh sì, è ancora giù. Rebecca, sali su che hai scambiato il tuo cappotto con quello di Emma. Perché hai quella faccia? Ma si sta scapicollando come una pazza. Questi? Ma mica glielo rubiamo il cappotto. Questi sono i biglietti di gratta e vinci di questa mattina. Ti immagini fossero quelli vincenti? Ma no, ma ti pare che la nostra meravigliosa famiglia ce l'avrebbe tenuto mai nascosto? Ma quando mai? Ti dico io, questi non valgono niente. Non valgono niente. E sai che facciamo? E buono! E adesso i regali! E poi? E poi? E poi? Felicità! Bravo Mario! Grande Mario! Allora, oggi è la nostra ultima replica in questa manifestazione, quindi sono giusti i doverosi ringraziamenti di rito. In primis io voglio ringraziare il piccolo Teatro dei Sassi che ci ha dato questa possibilità quest'anno, nella persona di Sergio Fedeli che sta qui. Grazie. Ci sono gli sponsor che sono altrettanto importanti perché hanno dato la possibilità di mettere in scena tutto questo. E, allora, non in ordine di importanza, ringraziamo Aletti Editore, poi per quanto riguarda gli arredi di scena, l'Antiquariato e il Posto delle Rose, la sala prova è stata fornita la Villa Ventura Bed and Breakfast. Media Partner, no scusate, prima ho parlato, La Stampa, Convey SRL.
il nostro media partner che ci ha fatto pubblicità su internet, è saltinaria.it. Passiamo a ringraziare gli attori che hanno fatto un gran lavoro. Loro vengono da un laboratorio che c'è stato prima di questo, che ho fatto io. E quelli che avete visto, i tre quarti, sono la prima volta che mettono piede sulla scena. Quindi per loro, voi siete un pubblico importante perché siete il loro primo pubblico, diciamo, di questa manifestazione. Io quindi li chiamerò e questi primi cinque che chiamo sono quelli che hanno recitato quest'anno per la prima volta. Per loro vi chiedo un bel applauso perché gli dovete dare una bella motivazione, hanno lavorato tanto e sono meglio. Daniela Ventura. Aletti. Facciamo parte della simpatica Marilena Valentina Meola. Parte di Carolina la mucca pazza, Beatrice la parte del fumatore incallito, Daniele Boina. Altri che chiamo invece sono attori che già hanno fatto parte dei nostri laboratori in passato, hanno già recitato e questa non è proprio la loro prima esperienza, però l'applauso deve essere importante. Della parte del marito Fedigrafo, Iari Riccardi. Capigliatura impazzita, Lucia Abate. Colui che ha sempre ragione, Marino Sassi. E infine la bellissima Rebecca, Maria Teresa Mignoni. Ringraziamo questa manifestazione, quest'anno abbiamo fatto il pierone assoluto tutte e cinque le sere, è un grandissimo risultato per noi e per questo voglio invitare qui il presidente dell'associazione che è Anna Maria Da Capito. E... sono soddisfatta perché si sono divertiti tutti quanti, si sono appassionati al teatro, chi già lo faceva, ma per quelli che per la prima volta si sono avvicinati è stata una bella esperienza, si è creato un bel gruppo, affiatato, infatti sono tutti tristi perché questa sera si dovranno salutare, però noi ci auguriamo come associazione, come Senartica, che chi come loro vuole toccare un po' più da vicino il teatro anche come protagonista senza chissà quali pretese può rivolgersi a noi e organizzeremo altri laboratori. Grazie. Perché questa è la prima commedia che ho scritto, per deliziosa. Me è deliziosa, è gioia di vanto perché l'ho scritta che avevo 20 anni, ero piccolino ed è stato veramente un viaggio di farla e percorrerla con 20 anni di differenza sulle spalle. Sono contento di averla fatta vedere e spero che magari le prossime che scriverò saranno altrettanto importanti. Grazie. La troupe, vorrei ringraziare
grazie alle Reggi, simpaticamente lo chiamo così, Reggi per aver tirato su quest'opera, per avercela messa in mano, quest'opera tua, e per averci sopportato e supportato. Grazie. Importantissimo che dietro le quinte Marina, che il nostro direttore di scena, il nostro regista, cioè, ma non Marina si vede, ma c'è Marina. Thank you.
29. Un Chancellor! Perché non ti avevo detto quando è andato? Mario, non puoi già fare, per non farlo! Io ho fatto delle cose,